Amici di Wildante, salute a voi e buon 2021. Benvenuti a questo primo video dell'anno che riguarda proprio le novità che andrò a presentarvi e a realizzarvi nel corso del 2021. Naturalmente ci sarà sempre spazio per delle new entry, per dei video sia tutorial che test a caccia che provengono da un po' dall'improvvisazione, dallo studio, dai vostri suggerimenti. Però in linea di massima vi volevo illustrare quella che è la linea guida che ho impostato per il 2021. Innanzitutto partiamo dai tutorial. Per quanto riguarda i tutorial, quest'anno mi concentrerò moltissimo sul calibro 20. E naturalmente con test di rosate giù al tunnel, perché è un calibro che durante gli ultimi anni ho trascurato un po' a favore del 12 e del 410, che era il calibro emergente, ma quest'anno ho deciso, insieme alla Vaschieri e Pellagri e ad altre aziende, come per esempio la Gemini, di andare a conoscere meglio questo calibro, ma in un modo diciamo pratico, quindi con test al tunnel, test di rosate con varie munizioni e con vari strozzatori, sia custom che appunto quindi aftermarket, come ad esempio i Gemini e gli standard. Infatti voglio condurre tutta una serie di tutorial sugli strozzatori Gemini rispetto agli strozzatori standard, per vedere quali sono i reali vantaggi che può avere il rivolgersi a una tipologia di strozzatore aftermarket, quindi customizzato rispetto allo standard. Questa è una prima linea guida che ci vedrà impegnati soprattutto nei mesi che vanno da aprile in poi, sebbene nei prossimi giorni potrete vedere dei video test a caccia degli strozzatori Gemini in calibro 12 con due munizioni Vaschieri e Pellagri, che potrete vedere a caccia di beccacce, fagiani, colombacci e anche tordi, d'accordo? Infatti il tordo sarà il primo impegno che prenderemo a livello proprio di caccia con il calibro 20 insieme agli strozzatori custom della Gemini. Poi per quanto riguarda la canna liscia, avremo anche altri impegni, soprattutto come a livello di slug. Quindi caccia al cinghiale in battuta con un nuovo Red Dot della Sightmark, un'azienda che sto trattando moltissimo perché realizza dei prodotti dal rapporto qualità-prezzo-prestazioni molto alta. Ho già fatto un video con questa Sabatti Rover 870 in 7x57 che potete andarvi a vedere. E effettivamente ho visto che esiste una qualità e una prestazione ad un prezzo impensabile fino a qualche anno fa, veramente interessante. D'accordo? Adesso vi faccio vedere qualche immagine di quello che andremo a fare nei prossimi giorni, i test che verranno fatti, come vi ho detto, della Gemini, e poi ritorniamo in studio per le altre novità.
Un altro video particolarmente interessante riguarda un nuovo radiocollare, o relativamente nuovo, diciamo nuovo come impostazione, che è il Benelli Caddy. Fra poco lo sto montando, in questi giorni avrete modo di vederlo in azione a caccia di beccacce, fagiani, quindi potrete vederlo in azione con una particolare attenzione alle sue reali funzioni e ai suoi reali vantaggi, perché si tratta di un nuovo sistema di collegamento sia col cane che con i compagni di caccia, quindi anche e soprattutto per la battuta di caccia al cinghiale, con una condivisione di mappe di cacciate, cioè con tutto lo schema della cacciata, quindi una cosa molto innovativa che farà molto piacere agli appassionati di caccia alla beccaccia soprattutto e al cinghiale, perché effettivamente, essendo collegato al cellulare non ma fuori rete, è un sistema estremamente valido ed estremamente tecnologico, quindi con nuove possibilità rispetto agli standard che abbiamo visto fino adesso, collegati invece alla rete, diciamo, satellitare e quindi internet, d'accordo? Poi a breve scadenza avremo una esperienza di caccia in Ungheria, alle Oche, durante la quale testerò due cartucce della Vaschieri e Pellagri e gli strozzatori Gemini, più un fucile nuovo della Benelli, di cui non vi anticipo nulla. E lì vedrete, staremo fuori 4-5 giorni in Ungheria, fra appena 10-12 giorni, e di questo video test ve ne darò prima un antefatto, prima di partire, con una intervista ai responsabili di una riserva di caccia, d'accordo, di un'agenzia di caccia, in modo che li conosciate e cominciate magari a prendere confidenza con quello che poi andrete a vedere a livello sia di test sul campo che di viaggio di caccia venatorio in se stesso, d'accordo? Questo è, adesso vi do una piccola anticipazione di alcune immagini di questo tipo di caccia che si farà alle Oche, appunto, in Ungheria. Bene, adesso andiamo al piatto forte, che è anche questo un video test molto complesso, molto articolato, che riguarda invece un viaggio di caccia che vado a fare in Sudafrica,
che durerà dal 17 febbraio al 23 marzo, quindi un viaggio molto lungo che comprenderà quattro sessioni diverse di safari, e adesso vi spiegherò tra poco il perché, durante il quale avrò modo di testare e di fare cose inedite per quanto riguarda non solamente la caccia in Africa, ma in generale un'esperienza di caccia. D'altra parte, che significato ha per me adesso, oggi come oggi, dal momento che mi sono ritirato dalla professione di professional hunter appunto nel 2010? Ha un senso molto tecnico, perché vedo nei safari o diciamo nei viaggi di caccia in luoghi per fare cose estreme l'occasione giusta per testare dei prodotti, qualunque essi siano, nelle condizioni più estreme possibile, quindi sia di distanze di tiro, sia di coriacità degli animali, sia di situazioni climatiche completamente diverse e variabili dalla mattina alla sera, in ambienti molto ostili, quindi con spine, con questioni proprio legate alla tipologia di vegetazione, di pericolosità degli animali, e non sto parlando solo degli animali in se stessi, quindi degli erbivori o dei carnivori, sto parlando di animali che strisciano per terra e camminano per terra. Quindi diciamo tutta una situazione in cui effettivamente sia l'uomo che i suoi mezzi vengono duramente messi alla prova, e questo ci dà indicazioni molto importanti per poi eventualmente acquistare questi prodotti per utilizzarli nei nostri ambienti. Quindi questi test estremi servono soprattutto per mettere veramente alla prova tutti i prodotti che si decidono di mettere alla prova. Adesso vi faccio vedere una carrellata di alcuni di questi prodotti che metterò alla prova in Sudafrica, e poi vi farò una breve descrizione del perché e il per come ho deciso di utilizzare questi prodotti. Bene, vediamo innanzitutto la composizione di questi safari. In realtà sono quattro safari, uno attaccato all'altro, ciascuno condotto con persone diverse, sia per esperienza di caccia che per estrazione culturale e operativa nella caccia. Quindi avremo tre safari che condurrò con tre persone diverse, con tre ragazzi giovani diversi, proprio come cultura venatoria e come approccio alla caccia, e con loro cacceremo animali diversi in ambienti leggermente diversi. Quindi diciamo tre safari articolati secondo capacità loro diverse e anche aspettative di caccia diverse. Per questo ho deciso di portare con me due armi, due canocchiali, attrezzature un po' diverse, proprio per venire incontro a tre esigenze diverse. Poi ne farò uno da solo io, che è un safari di cui vi avevo già parlato l'anno scorso, ma poi causa Covid e causa anche i ritardi che si sono accumulati nella consegna delle armi a me, alcune armi che dovevo testare,
e che sono stato costretto a rimandare a settembre, quando farò altri due safari, quindi alcune armi che avevo detto che avrei testato adesso le ho dovute spostare a settembre, e sto parlando nello specifico della diciamo nuova rover della Sabaty, cioè un'arma che ha subito, come questa rover OT70, un restyling completamente nuovo, con nuove tecnologie, nuovi materiali, eccetera. Quindi quella lì la vedrete in azione di caccia qui in Italia, diciamo più avanti, posso ipotizzare un maggio-giugno, forse anche prima, mentre invece per quanto riguarda il safari lo farò a settembre. In più mi porterò sempre in safari a settembre un Express della Sabaty, di cui poi vi parlerò in un video successivo. Per quanto riguarda il mio safari specifico, ho deciso di fare un safari molto particolare, quello che ho chiamato il safari vintage, cioè replicherò un safari come si faceva 100 anni fa, quindi non utilizzando tecnologie di nessun genere, dal telemetro al binocolo sofisticato, quindi userò un binocolo, non dico del tempo, ma quasi, d'accordo? Quindi semplice, userò un abbigliamento semplice di quei tempi, quindi non tecnologico, niente Gore-Tex, niente tecnologie, ma soprattutto utilizzerò una carabina che sarà questa Sabaty 870 in calibro 7x57 Mauser, quindi camerata per un calibro del tempo. Utilizzerò una munizione che troverò in Sudafrica, che è la replica esatta di quella che si utilizzava al tempo. Utilizzerò solo le mire metalliche, d'accordo? Quindi una carabina semplice, perché la Rover 870 è una carabina addirittura meno sofisticata dei Rigby, dei Westley Richards, dei Mauser che c'erano a quel tempo. Quindi una carabina molto più semplice, che non ha assolutamente niente di tecnologico, ha un semplice cacciatura camo wood, il serbatoio standard come si usava al tempo, non ha particolari sofisticazioni, lo scatto è stato regolato come sul peso di quelli del tempo. Quindi l'unica cosa che ho dovuto cambiare, perché non era più possibile avere le cose del tempo, al tempo si usavano delle tacche di mira con le fogliette, ma non era possibile trovarla per quest'arma, quindi ho provveduto a farmi dare dalla LPA, che è uno degli sponsor di questo safari, una tacca di mira che vi ho fatto vedere prima, a cursore con le varie distanze posizionate lungo appunto la linea di azione del cursore. Questa è una tacca di mira che va azzerata a 50 metri utilizzando, come vi faccio vedere tra poco, il mirino, e poi dopo a seconda della munizione che si hanno le varie regolazioni a 75, 100, 125, 150, 175 e 200 metri. Staremo a vedere se sono metri o yard, perché dei piccoli aggiustamenti, dei piccoli compromessi sicuramente andranno trovati a seconda della munizione, del calibro che si utilizza. E poi il mirino, questo è un mirino, come vedete, a fibra ottica regolabile. Perché? Perché all'epoca si usava l'avorio, che è un materiale che si vede benissimo anche in condizioni di controluce o di luce scarsa, ma oggi non sono più disponibili per vari motivi, anche legali, perché l'avorio va lavorato in un certo modo e il commercio dell'avorio, come sapete, è controllato se non vietato, quindi estremamente rigidi controlli sul lavoro, quindi non mi è stato possibile trovarlo. Allora ho usato una normale fibra ottica e con questo mirino appunto regolabile, e questa è l'unica concessione rispetto a quello che era disponibile al tempo. Naturalmente caccerò da solo, soltanto con un operatore che mi farà le riprese. Avrò attaccata all'arma una telecamera, qui Shotcam, avrò una telecamerina addosso, e quello sarà l'unica cosa, perché ovviamente dovrò
riprendere le fasi del tiro. Il tiro avverrà solo con le mire metalliche, quindi dovrò avvicinarmi agli animali ad una distanza di tiro che non può eccedere i 100 metri, perché comunque con le mire metalliche non è possibile sparare con precisione oltre i 100 metri. Quindi ecco perché ho utilizzato questa tacca dell'LPA per avere 50, 75, 100 metri, perché la munizione che andrò a utilizzare è una 170 grani soft point round nose, che al tempo era caricata piuttosto lenta, perché non esistevano le polveri di oggi, e quindi è una munizione che, avendola trovata, che replica quella lì, è una munizione che non è molto tesa. Quindi fra i 50 e i 75 100 metri c'è una certa differenza, e dovrò appunto cercare di comprendere, fare molto allenamento. Ora, qual è il motivo di un test del genere? Perché fare un safari vintage? Perché noi negli ultimi 15-20 anni abbiamo visto nella caccia un apporto tecnico e tecnologico piuttosto consistente, e abbiamo spesso perso un po' la dimensione della vera caccia, perché ora si può sparare a qualsiasi distanza con materiali sempre più sofisticati, e abbiamo perso la cosa più importante, il contatto a corta distanza con l'animale, quindi dare all'animale la possibilità di sfuggire. Non solo, dall'altro lato diamo la possibilità al cacciatore di essere veramente in gamba, perché avvicinare a 50, 70, 100 metri un animale africano in territori che sono piuttosto aperti è un'impresa titanica, è un'impresa molto difficile. Quindi, però è un'impresa vera, era come cacciavano i nostri nonni, i nostri avi. Quindi per me è importante ritornare a quando ero ragazzo, che vivevo laggiù e che sparavo soltanto con le mire metalliche, perché non c'erano i canocchiali al tempo. Ora qui quest'arma che utilizzerò in safari la vedete montata con questo attacco Contessa e con questa ottica. Sarà una cosa che comunque mi porterò, perché voglio, nello stesso safari, appena avrò finito, se riuscirò ad abbattere qualche animale, voglio provarla anche con un canocchiale che è un Sightmark Citadel 318x50, che ho già testato qui in Italia per la nostra caccia, e che voglio vedere come va anche in un territorio molto difficile. Non so se cambierò munizione a quel punto, se prenderò una 150 o una 140 grani, era una cosa che valuterò lì per lì. Bene, adesso passiamo invece agli altri safari. Gli altri tre safari invece saranno tre safari piuttosto tecnologici, anche se devo dire saranno un po' divisi in due parti, perché con ciascuno dei miei amici che mi seguiranno in questa avventura ho deciso di fargli fare sia il tiro a lunga distanza sia un tipo di caccia all'aspetto, quindi magari la mattina presto o il tardo pomeriggio, alle fonti d'acqua, agli insogli, per
cercare anche di cacciare animali che normalmente non si vedono durante il giorno all'aperto. Quindi faremo due, e per questo ho deciso appunto di portarmi due canocchiali completamente diversi, questo il Citadel per il tiro diciamo anche al crepuscolo, ha un reticolo balistico che però è un canocchiale che ha una campana da 50 e che per il tiro diciamo entro i 100-120 metri, che è il tiro normale che si fa all'aspetto ai punti diciamo nevralgici del Veld, naturalmente va benissimo. Poi utilizzeremo invece un altro Sightmark, un altro canocchiale che è un po' più spinto, è un 6.25 per 20 per 56, e quello lì è un Latitude, della serie Latitude, quindi della serie diciamo top di gamma della Sightmark, e quello ha sempre come questo canocchiale il reticolo balistico illuminabile sul primo piano focale, quindi per poter sfruttare al massimo la luminosità del canocchiale e la correzione balistica, tutti gli ingrandimenti. Quello lì è diciamo un viste le sue caratteristiche, è più un canocchiale per il tiro a lunga distanza. Naturalmente tutto questo sarà possibile grazie ai detachable mount, cioè agli attacchi a sgancio rapido della Contessa, perché non è possibile fare tutti questi giochi di togli metti, visto che potrò portare solo due carabine in Africa senza avere degli attacchi adeguati che possano veramente garantire il punto di azzeramento al cambio dell'ottica. Quindi porteremo anche i Contessa, gli attacchi Contessa, perché avremo modo di verificare veramente in condizioni estreme le loro caratteristiche. E in più avremo per questi tre safari una carabina nuova che vedrete a breve sul nostro mercato, che è la nuova Bolt Action Benelli Lupo, che è una carabina che io ho deciso di portare lì camerata in calibro 30.06. Perché il 30.06? Vi devo essere onesto, come lo sono sempre stato, e ho fatto alcuni video dedicati al 30.06, non è un calibro che io ho utilizzato moltissimo e che continuo a non utilizzare per niente, perché è un calibro che secondo me io ho trovato sempre nei vari contesti di caccia che ho fatto nella vita, qualche calibro che in quel contesto fosse migliore. E ora non mi sto a dilungare sul perché e per come, ho fatto dei video apposta dedicati, se volete approfondire ve l'ho spiegato in altri video. Però questa volta ho voluto portare con me il calibro 30.06 in Africa proprio per questo motivo, per darvi l'occasione di vederlo in azione in un contesto che è quello africano, dove il 30.06 è arrivato molto tardi. Sebbene sia stato pubblicizzato tra virgolette come calibro in Africa da un famosissimo scrittore, un premio Nobel che è stato Ernest Hemingway, non ha visto una diffusione per molti anni in Africa, non ha visto una grande diffusione. Poi negli anni 80-90 se ne è sempre visti qualcuno in più, e è diffuso a macchia di leopardo in Africa il 30.06, tra gli stati che godono, in cui gode una buona diffusione, una certa diffusione, è proprio Sudafrica, e dove viene impiegato da molti cacciatori. Per cui questa volta, siccome molti di voi hanno avuto sempre su questo calibro insieme a me delle discussioni spesso costruttive, a volte non costruttive, allora questa volta invece ho voluto dedicare l'Africa, questi tre safari, al 30.06, così potremo vedere insieme i suoi pro, e se avrà qualche contro, magari in certi impieghi o in certi contesti. In ogni caso
sono, diciamo, fiducioso perché comunque l'ho utilizzato, non è che sono completamente diciamo a digiuno di questo calibro, però appunto è l'occasione giusta per vederlo in azione. È un calibro che comunque mi dà qualche margine in più, non tanto a me ma ai ragazzi che lo andranno ad impiegare, perché rispetto al 308 naturalmente, che ha bisogno di una certa precisione da parte del cacciatore, naturalmente hanno qualche margine di errore in più, non tantissimo, però qualche margine in più sulla carta c'è. Poi dobbiamo anche dire che la Lupo esce, diciamo, sul mercato italiano soprattutto con tre calibri disponibili: il 270, il 300 Magnum e il 3006. Il 270 era fuori discussione, il 300 Winchester Magnum è un calibro impegnativo e ho due persone, 2/3 persone che non hanno molto dimestichezza con questo calibro, che è un calibro, il 300 Magnum, piuttosto impegnativo, per cui avevo paura che il rinculo potesse alla lunga creare dei problemi. Quindi ho scelto il 3006 anche un po' torto collo, avevo queste tre possibilità e quindi ho preferito scegliere il 3006, che comunque avrei portato in Africa, come avevo già accennato, per fare questo, diciamo, test un po' sui generis, sul 3006 con i calibri africani. Bene, vi faccio vedere qualche immagine e poi ritorniamo per le conclusioni, per altri piccoli progetti e per i saluti. Eccomi di nuovo qua con voi. Fra gli altri possibili progetti che ho per questo safari sarà quello di testare scarponi e abbigliamento utili per poter affrontare il durissimo veld e il durissimo clima che andremo a trovare, perché febbraio è un mese, febbraio-marzo sono due mesi che chiudono l'estate e comincia la stagione delle piogge, quindi dovremmo trovare condizioni climatiche assai differenti fra la mattina e il pomeriggio e fra giorno e giorno. Quindi dovremo utilizzare due tipi di abbigliamento, uno per la mattina più, diciamo, invernale se vogliamo, e uno nel pomeriggio più estivo. Quindi ci sarà la possibilità, come c'è stata due anni fa nel safari di settembre 2019, di testare scarponi, quindi calzature e abbigliamento ad un più ampio raggio. Al momento non ho ancora fatto una scelta, quindi c'è tempo ancora, abbiamo ancora più di un mese prima della partenza per capire come fare, ma è l'occasione giusta per avere dei test estremi
quindi interessanti, come era successo l'anno scorso, che vi ricordate, nel safari precedente avevo testato degli scarponi antispina della Beretta, ad esempio, delle camicie della Beretta ad alta traspirazione, e quindi questo ci aveva già dato, ci aveva già fornito dei dati interessanti. E siccome le tecnologie tutti gli anni fanno passi avanti in questo senso, soprattutto nell'abbigliamento e nelle calzature, può essere l'occasione giusta per testare nuovi prodotti, di cui naturalmente prima della partenza del safari vi farò presentazione ufficiale, come avevo fatto, né più né meno come avevo fatto nel precedente safari, così saprete che cosa andrò a testare. È probabile che abbia anche da testare qualche altro strumento, soprattutto nella visione notturna e nelle ottiche. Può darsi che ci saranno o dei contatti, per ora niente di definitivo, con altre aziende che volevano fare della sperimentazione su nuovi prodotti, e quindi vedremo se riuscirò anche, perché il tempo ce l'avrò, perché starò via 5 settimane, quindi ci sarà tempo per fare anche altri test di altro genere, d'accordo? Infatti volevo vedere se riuscivo a fare qualcosa nella visione notturna per il culling. Il culling è un'operazione che si fa in Africa per l'eliminazione dei nocivi, che in Africa fanno veramente tanto danno sia alle colture sia soprattutto al bestiame domestico, quindi alle pecore, alle capre. Sto parlando soprattutto delle linci, dei caracal, degli sciacalli, delle volpi, delle iene, che fanno molto danno e che quindi si cacciano la notte con operazioni appunto di cali. Sarebbe interessante poter testare qualche prodotto di questo genere. Ora vedremo se ci riuscirò in qualche modo. D'accordo? Questo, diciamo, è tutto quello che faremo nei prossimi mesi. Naturalmente ci potranno essere delle novità strada facendo. Sto aspettando per esempio un modello di carabina nuova della Franchi, che è la Horizon Wood, che testerò in calibro 308, la stiamo aspettando. Sto aspettando il nuovo Black Eagle, che spero di poter riuscire a testare nelle prossime settimane prima della fine della caccia. E diciamo, perché purtroppo il Covid ha creato serissimi problemi alle aziende, interrompendo determinati cicli e determinate catene, non solo produttive ma anche commerciali, di marketing, eccetera. Quindi diventa problematico anche per me riuscire nei tempi e nelle situazioni giuste di fare i test, di fare i tutorial. Quindi stiamo veramente siamo in un momento molto difficile, dove tutto teoricamente è possibile, ma dopo poi ci sono restrizioni anche nell'andare a caccia, nel muoversi addirittura fra casa mia e l'armeria, di stare in armeria, per cui non è facile, però ripeto, diamo veramente il massimo per potervi tenere sempre ben informati su tutto, d'accordo? Allora io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo molto presto sul mio canale Wild Hunters e qui all'Armeria Innocenti. A presto!